Stiamo trasmettendo su www.letteralmente.info. Letteralmente Studio 3, Cristina da Firenze. Poesia e racconto del cuore, la commedia e l'attrice della vita. Dopo la sua morte, il dolore insopportabile che ne seguì fece sì che in lei si aprisse il portone della vita. Gli anni verdi, i suoi sogni, le speranze represse, le piccole fantasie, le piccole follie esplosero tutto a un tratto e quei sentimenti a fuochi d'artificio assomigliarono. Fu un anno di follie dove tutti i giorni riscopriva emozioni e sensazioni che la facevano fremere e donare al suo cuore brividi di passione. Lei regalava tutto di sé. Il corpo, la mente, il cuore, l'animo, loro rubavano questi doni senza dare nulla in cambio. Tutto quello che due individui si trasmettono rimangono come emozioni positive, a volte negative. Le emozioni positive ti mutano interiormente e compirai le tue azioni seguendo il tuo cuore. Le emozioni negative ti spingono a volte a fare venire alla luce il male oscuro che tutti possediamo e avviano a incontri dove lei era l'agnello e lui il lupo. Infatti, un incontro fortuito le fece incontrare il manipolatore. Con lui il suo cuore svolse la sua funzione principale. Incominciò ad accelerare i battiti e nella sua mente si confusero azioni e pensieri finché nebulosa diventò la realtà. Visse tra le nuvole, un mondo da lei creato. Al centro pose un uomo che era solo immaginario e non reale. Lui gettò la maschera e quando rivelò il suo vero volto, il suo organo vitale smise per un istante di battere. Le lacrime rigarono il suo volto e per un attimo la sua mente compì una pazzia che si poteva materializzare in un corpo senza vita. La fortuna, comandata da una mano amica, l'abbracciò e la trascinò verso la luce, impedendole di lanciarsi nel vuoto di quel tunnel lungo e buio. Quella donna ora vive ancora con il suo sogno nel cuore, ma si precipita verso le avventure con il paracadute e se ogni tanto cade non fa più tanto male. Progettò un'emozione per continuare ad essere allegra e felice, pensando a se stessa un po' di più. Ogni giorno il suo viso si apre in un sorriso. Ride con poco ed è felice. Dice con facilità: ti voglio bene, ma non solo a te, perché è sincera, ma è diventata arguta. Rifugge l'ipocrisia, ma odia anche il dolore. Il futuro è un rosario di giorni. Essi si snocciolano camminando ora con passo incerto, ora con passo più sicuro, verso ciò che a volte immaginazione è. La sua fragilità emerge quando una lacrima riga il suo viso. Essa nasconde la forza di non volere cedere all'obbligo di vivere la vita senza rischiare. Non si può esistere senza donare, azzardare, osare. Non si può essere felici senza essere stati tristi.